Fratelli bianconeri, non buonasera a tutti voi. Stasera sono nella camera di mio figlio. Ormai conoscete quasi tutta la mia casa. È finita adesso la partita Udinese-Juventus. La Juventus che vince 2-0, anzi, per dire la precisione, vince 0-2. Detto ciò, 24 punti nel carniere in 8 partite. Non era mica facile pensarlo all'inizio. È stata una partita palesemente a senso unico, non c'è stata storia mai dal primo minuto. E questa Juventus mi dà l'idea di essere un carro armato che faccia giocare gli avversari quando gli fa più comodo e poi se li sbrana a suo piacimento. Questa è stata l'idea che mi ha dato oggi la Juventus contro l'Udinese, un Udinese che è veramente molto molto poca cosa rispetto alla Juventus. Non, io sono un grande simpatizzante dell'Udinese, lo sapete, insieme alla Lazio sono le due squadre che prediligo in Serie A, e da un lato quando batto l'Udinese e la Lazio mi dispiace sempre un po', però ciò non toglie che io sono juventino e quindi vedere una Juventus di questo tipo mi fa piacere. Non è altamente spettacolare, ma questo lo sappiamo da tempo, però è una squadra, ragazzi, che quando decide di ingranare la quarta lo fa. Non dico che vinca in scioltezza, perché questo non è giusto dirlo nei confronti degli avversari, però l'idea che dà è proprio quella di una superiorità talmente ampia da non esserci storia quasi. Cioè, adesso vuoi che durante una stagione non prenderemo un Sassolino, prima o poi lo prenderemo anche noi, credo che sia una cosa abbastanza normale che possa succedere, però ragazzi, fino adesso è una squadra veramente sugli allori, giocatori che dico praticamente tutti sulla sufficienza o addirittura sopra la sufficienza, insomma direi una Juventus veramente 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 sugli allori. È stata una partita, come dicevo, non difficile. L'Udinese ha fatto quello che ha potuto, ha cercato di giocarsela anche in parte, soprattutto nel secondo tempo ha sicuramente giocato un po' meglio, ma ha giocato un po' meglio forse perché la Juventus ha tratto un attimino i remi in barca, perché tutte le volte che la Juventus superava la tre quarti campo dava sempre l'impressione continuamente ad ogni azione di poter creare pericoli. La Juventus ha vinto 2-0, ma poteva tranquillamente fare ben più di due gol se voleva, e sono stra contento per il gol di Cristiano, perché in questo momento ne ha bisogno, anche se dopo parleremo anche di questo. Quindi è stata una partita che ha avuto sicuramente, diciamo, non un'altissima spettacolarità, però è una Juventus che, come dico, gioca a suo piacimento e vince a suo piacimento. Io resto dell'idea, e continuo a pensarla così, che per me questo non è il modulo adatto ad un giocatore come Dybala, perché Dybala purtroppo con questo modulo è costretto a stare troppo lontano dalla porta ed esce fuori dai raggi che forse gli dovrebbero competere. Non perché fosse lo Young Boys, però lo sappiamo tutti benissimo che Dybala ha bisogno di stare più vicino alla porta per rendere al massimo, perché comunque Dybala è un attaccante. È chiaro che quando tu lo metti in un 4-3-1-2, ok? 4 e 3 7 e 1 8 e 2 10. Quando tu lo metti in 4-3-1-2 alle spalle di due giocatori potenzialmente e fisicamente inattaccabili e lo metti a giocare di dietro, per me quello non è il suo ruolo. Io sono convinto che questa squadra con Bernardeschi, e poi non abbiamo ancora Douglas Costa, non dimentichiamocelo, che è un giocatore, ragazzi, che spezza le partite in un modo impressionante. Io sarei molto molto curioso di vedere un attacco composto da Douglas Costa a destra, Bernardeschi a sinistra o viceversa e Cristiano Ronaldo nel centro. Io sarei curiosissimo di vedere questo 4-3-3. Non credo che succederà,
Però detto questo, ritengo che non sia il modulo più adatto per Dybala e continuo a rimanere di questa idea perché tutte le volte che il mister lo schiera in questa posizione, con questo modulo, Dybala tende a sparire dal campo e anche oggi è successo. Non è il Dybala migliore in questa partita. Dybala gioca bene quando lo metti davanti. Perché quello è il suo ruolo naturale, lui ha sempre giocato lì. Già ci sono stati qualche problema di incomprensione tra lui e Higuaín, perché giustamente o davanti lassù fai stare Higuaín, che è il suo posto, facevi stare o ci mettevi vicino Dybala. Quindi qualche problema di incomprensione già c'era stato lì. Con Cristiano Ronaldo, signori, la cosa si è amplificata perché Cristiano Ronaldo gioca titolare sempre e difficilissimamente vedremo togliere dal campo Cristiano Ronaldo in corso di partita. Succederà molto raramente. È un fuoriclasse a livello mondiale, un giocatore che ti può cambiare una partita dalla sera alla mattina. È un giocatore eccezionale, Ronaldo, per cui è un giocatore che deve giocare titolare tutte le partite, fisso, senza perdere un minuto. Ha dei colpi che pochi giocatori al mondo hanno e, e li sa sfruttare in un modo incredibile. Io credo che un giocatore, quando gli si prospetta un modulo, deve essere anche il giocatore a vestirsi il modulo addosso. Cioè non puoi pretendere che io ti do un modulo e te devi fare quello. Se i giocatori sono dei campioni veri, sono i giocatori che si adattano al modulo, non è il modulo che tu devi adattare a un giocatore. O perlomeno non lo puoi fare sempre questo. Perché? Perché ci sono dei giocatori che tu devi costruirgli un modulo di gioco adatto per loro, per le loro capacità. Poi ci sono dei fuoriclasse che non sono i moduli che tu gli costruisci addosso, ma sono loro che si costruiscono i moduli da solo. Uno è Cristiano Ronaldo, un altro lo cito perché da sempre è stato così, è stato Pavel Nedved, un giocatore che non era comune agli altri e che Lippi gli dovette studiare un vestito apposta per farlo rendere al massimo, perché altrimenti lui ti diceva: io il modulo me lo faccio da per me. E costrinse Lippi ad inventarsi un qualcosa che fino a quel momento, almeno nella Juventus, non si era mai visto, che era un gioco a rombo. Io credo che forse Dybala avrebbe bisogno di un qualcosa del genere, cioè non obbligarlo ad un modulo, ma lasciarlo libero di inventare. Secondo me, lui forse renderebbe di più. Io continuo a ripetere che per me questo modulo non è per lui, lo limita enormemente, a mio parere. Detto ciò, anche oggi la resa si è vista. Detto questo, poco altro da aggiungere. Allegri ha nelle mani una corazzata, nel vero senso della parola, e non vincere questo scudetto sarebbe una cosa, ma non perché devi vincerlo, ma perché sei talmente superiore agli altri che non c'è partita. Ora, ovviamente, dobbiamo affrontare le partite più importanti. Una l'abbiamo già affrontata, quella col Napoli, gli abbiamo dato tre gol. Adesso dobbiamo affrontare l'Inter, dobbiamo affrontare il Milan, dobbiamo affrontare la Roma. Sono tre squadre che comunque qualche problema ce lo creeranno, come è normale e giusto che sia. Però con una formazione come questa, con una Juventus come questa, sinceramente mi vengono buoni, buoni, buoni pensieri. In questo momento delle squadre che io vedo in campo non riesco a farmi un'idea di quella che realmente ci potrebbe fermare, sinceramente. L'Udinese ci ha messo quello che ha potuto, ripeto, primo tempo opaco, ma una Juventus sugli scudi. Nel secondo tempo la Juventus è andata un pizzico più in controllo. L'Udinese ha sicuramente fatto meglio, anche avendo avuto un paio di occasioni che, diciamo, si è fatta vedere, perché nel primo tempo non pervenuta sotto tutti i punti di vista. Infatti io credo che, per quello che ho visto, mi sa che Szczęsny nel primo tempo l'hanno fatto vedere una volta e quindi non pervenuto anche lui. Nel secondo tempo qualcosina l'Udinese ha fatto, anche perché ormai stava sullo 0-2, quindi perdere 0-2 o 0-3 o 0-4 non è che cambiava poi granché. Secondo me l'Udinese, diciamo che questa sconfitta è una sconfitta meritata, ma non per colpe dell'Udinese, perché aveva davanti una Juventus troppo forte. Quindi vittoria meritatissima della squadra di Allegri, che
che se ne torna in quel di Torino con 3 punti nel carniere, possiamo raccontare quello che vogliamo, ragazzi, ma siamo veramente forti quest'anno. Quest'anno siamo veramente forti, lo possiamo dire. E voglio una Juventus sempre più forte e sempre più convinta. Anche se comincio a pensare che forse lo scudetto, se riusciamo a vincere anche l'ottavo, sarebbe ora che cominciasse a vincerlo anche qualcun altro. Ciao.